Ciao ragazzi, un saluto dell'interista tedesco, sempre qui di San Francisco, ultima settimana che sto qui e vedrete, il tempo è una merda, tutto grigio, tutto, vedete, tutto fa freddo, piove, veramente una merda. Diciamo, il tempo è un po' come la partita dell'Inter, una nostalgia, una tristezza unica. Bologna-Inter 1-1, ragazzi. Primo tempo c'è veramente poco da dire, ci hanno massacrati. Sembrava di giocare contro il Barcellona, era un schifo in assoluto, ragazzi. Primo tempo veramente vergognoso. Secondo tempo, ragazzi, manovra lenta, ritmi lenti, giocatori lenti, una monotonia incredibile. La partita dell'Inter è prevedibile, ragazzi. Veramente un schifo in assoluto. Creatività zero, idee zero. Squadra da morti, ragazzi, da morti. Gio Mario non è un trequartista. Lo sanno tutti, adesso lo sa pure la mia nonna. Andiamo qui giù, chiediamo a qualcuno se Gio Mario è un trequartista. Sicuramente lui dirà di no. Lo sappiamo tutti e sempre. Spalletti lo lascia giocare come trequartista. Io non c'ho più parole. Abbiamo mandato via uno come Banega. Banega era un giocatore di creatività, un giocatore che sempre aveva una idea, poteva fare il passaggio decisivo, un giocatore che aveva anche un po' di cattiveria. No, Gio Mario deve essere trequartista. Un giocatore dove io pensavo, avevo pensavo, speravo che fosse. Aveva questa creatività, queste idee, era Borja Valero, ma Borja Valero, ragazzi, in ogni partita è sempre peggiore, sta calando, forse fisicamente, forse perché la sua età, non lo so, ma Borja Valero fino adesso è anche una delusione, e abbiamo regalato l'unico trequartista che mi piaceva, che poteva giocare lì, Banega, l'abbiamo mandato via, l'abbiamo mandato a fanculo, l'abbiamo regalato. È andato via, ragazzi. E poi, ragazzi, io proprio quando ho notato che questa squadra è una squadra di morti, proprio alla fine, ragazzi, c'erano 5 minuti di recupero. Quell'1-1, ragazzi, botta di culo, eh. Grande fortuna, un'altra volta. Il rigore era netto, però ci hanno regalato quel rigore. Vi dico, senza quel rigore perdavamo anche questa, perdavamo questa partita, sicuramente. Però io sono impazzito, ho fatto un grido, dai, un'altra volta ci è venuto, un'altra volta abbiamo la fortuna, adesso facciamo il 2-1, stile di squadre grandi che vincono queste partite che fanno schifo ma vincono alla fine. Però 5 minuti di recupero, ragazzi, non ho visto niente. Guardate un'altra volta quei 5 minuti, mi sembrava che l'Inter era felice con quel pareggio, era felice con quel 1-1. Erano contenti, veramente vergognosi. Credo l'ultima azione, quel cross di Perisic, era l'unica cosa. Fino a lì, lenti. Zero creatività, zero grinta, niente, niente. Naturalmente, ragazzi, adesso 13 punti su 15, una ottima cosa. Però, ragazzi, dovete considerare come abbiamo fatto, come abbiamo giocato nelle ultime partite. Allora, tre pali presi contro la Roma, onestamente quella partita la dovevamo perdere, ragazzi, lo sapete tutti. Anche contro il Spal, diciamo che ci è andato bene, non era adesso una bella prestazione dell'Inter. Poi contro il Crotone, ragazzi, senza Sant'Andanovic perdavamo sicuramente, senza i suoi miracoli, ha fatto veramente dei miracoli in quella partita. Anche quella partita la perdavamo. E oggi contro il Bologna, ragazzi, siamo onesti. Noi siamo interisti, questo mi piace. Gli interisti sono sempre onesti, non sono come altri tifosi che trovano scuse qua, qui, lì. No, noi siamo onesti. Anche quella partita, ragazzi, dovevamo perdere. Ragazzi, Spalletti si deve svegliare perché così non andiamo più avanti con questo modulo, non andiamo più avanti con questo modo di giocare, non andiamo da nessuna parte. Sono sicuro che questa grande fortuna che adesso ci è arrivato in almeno tre partite
non ci arriverà più sempre, no? Ma non è possibile di sempre avere fortuna, perciò dobbiamo cambiare qualcosa. Come ho visto oggi l'Inter mi sembrava una squadra da morti, veramente da morti, ragazzi. Sono incazzato, sono triste, anche triste perché dai, siamo stanchi di vedere sempre questa Inter. Se uno si guarda una bella partita di calcio, si beve una birra, uno deve essere una gioia, deve essere una cosa bella, e sempre vedere questa monotonia, questa è una stanchezza, è veramente brutto di vedere questa Inter. Non è bello vedere questa Inter, e l'ho detto, è come il tempo oggi qui a San Francisco, vedete, tutto grigio, uno schifo, fa freddo, vento. Però ragazzi, sempre forza Inter, sempre forza Inter. E che vi devo dire? Speriamo, speriamo che Spalletti potrà cambiare qualcosa nelle prossime partite, perché così non andiamo da nessuna parte e abbiamo avuto fino adesso una grande fortuna. Allora ragazzi, iscrivetevi al canale di YouTube, sempre forza Inter, un saluto, alla prossima ragazzi, ciao!